Salve a tutti ragazzoni dal vostro Zettino e bentornati su Resident Evil 2 Remake. L'ultima volta eravamo in una situazione un po' della bratta. Un po', cioè il giusto della bratta. Allora, tu vai qui perché mi servirai come cannone praticamente. Mentre te sei la mia pistola base e te sei il lanciagranate. Ok. Munizioni incendiarie vorrei cercare di conservarle a schifo perché sono, credo, l'arma fuori del gioco. Però non posso. Ne ho già 10. 10 sono tante. Oltre queste che ho, oltre queste 3, ne ho 10. Direi che le ho conservate abbastanza bene. Ok, pronti. Qui mi serve la chiave a vite. A posto. Quanti spazi ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più il pugnale che si rovina tra 2 secondi. Quindi lo vedo positiva. La vedo positiva. Ok. Qui cosa c'è? La chiave! Oh, bene! Minchia, saperlo prima. Chiave delle fogne. Ottimo. Qui cosa abbiamo? Ce l'ho la chiave. Ah. C'è uno schifido. Che come ci entro da qua? Se qua è rotto e di là è chiusa. Vabbè. Forse è una cosa che può fare solo Leon. Vabbè. No, non è un mio problema in questo momento. Decisamente non è un mio problema. Perché i problemi sono altri. Allora, devo andare laggiù. Quindi devo passare in mezzo al mare della morte. Quello che a me piace chiamare con molta gentilezza al mare della morte. Ho sbagliato strada, tra l'altro. Perché non ci voglio andare. Qui faccio un po' di meta. Io so cosa c'è qui. E non ci voglio andare. È la zona più brutta del gioco, secondo me. Ok, questo posto è inquietante. Sì, Claire, hai ragione. Chest, basta. Neanche fossimo in alien, cazzo. Ah, posso fare due verde più verde più blu? Ripresa una discreta quantità di salute e togliere le tossine. E qua sono tutti morti, per fortuna, vedete? Tutti. Che schifo. Tutte esplose. Ho salvato, vero? Sì. Oh, hai già l'occhio di fuori, ottimo. Mancato. Preso. Ho sprecato una munizione ed è la cosa peggiore che posso fare. Quando ne hai tipo due munizioni. Ole! Ok. Bene così. Ci sono anche gli schifidini, ovviamente. Le cose che ti lanciano. Credo ti sciocchino. Io devo passare di là, credo. Se lei se ne va, a me va bene. Se sta lì però sono sicuro che sia. Ah, è una strada chiusa. Bene. Munizioni per la mitragliatrice che non ho. Ok, non c'è più niente altro da raccogliere. Io devo andare di là, per forza. Sì. Non so cosa usare. Non so cosa. Cos'è meno spendibile.
Oh no. Oh no. Mancato. Quando manco i colpi con quest'arma. Ma male. No, merda. Dove? Finita. Due colpi della mano. Quella che io chiamo mano. Gravissimo, non più colpo. Ho esaurito le risorse. E non ho tutte ste munizioni. Non ho tutte ste polvere da sparo a casa, eh. Io tre. Anche qua non c'è niente. Ok. Bene. Pronti. Qui cosa abbiamo? Ok, quindi tipo coso del re, d'accordo. Qui cosa abbiamo? Regina o re? Regina. Regina. E chiude questa porta. Qui abbiamo un'arma, ok. Potrebbe risollevarmi lo spirito. Un'erba blu, che può tornare molto utile. Questa è Queen Plug, e direi che mi serve. 10 colpi e poi ho finito. Ok, mi serve la presa del re. Che spero sia qui. Tu sei vivo, vero? Senza dubbio sei vivo. Ma... ok, devo cercare di ucciderti così. Speravo decisamente di ucciderti, ma... si è rotto, scusa. Era un coltello intero. Vabbè. Va bene, va benissimo, benissimo. Spina del re. C'è qualcosa? Non go cazzo. Ok. Spina della regina, credo debba rimanere lì. Qui metto spinotto del re. Mi dai. Fucile a scarica elettrica. Spara due slot. Ok. Quest'arma spara dei dardi consentendo di elettrificare il bersaglio. La scarica sarà rilasciata per tutto il tempo in cui manterrà premuto LT. Tuttavia, se continuare a rilasciare troppa potenza, i fili si staccheranno dopo la scarica finale. Quindi? Sembra un'arma potentissima. Sì, ma il problema è... cosa vuol dire la carica si stacca? Mi serve la Queen Plug, credo. Queen Plug. E anche la King Plug, che posso prendere?
credo di sì. Ma poi non posso uscire. Oddio. Allora, ho sbagliato l'ordine. Pin plug è questa. Io con sti faccio veramente schifo. Allora, questa mi serviva già. E questa pure, a questo punto. Queen. Ok. Poi King qua. Prendo la regina. Sì, dovrei avercela fatta. Torno indietro da qui e prendo il re. Ottimo. Ok. Adesso mi manca la torre, che so dov'è, e ho tutti gli spinotti. Ciao erba rossa. Meravigliosa erba rossa. Sì. Usa gli spinotti, ok. Ho tutto. Però devo tornare indietro da qui. Ah, posso usare questo. No? C'è un ultimo stronzo laggiù. Io non ho più armi secondarie, vero? No. Potevo anche non spararvi, tra l'altro. Col senno di poi, ma... Del senno di poi sono piene le fosse. Oh no. Ok, colpendogli l'occhio ha funzionato. Detto questo, abbiamo 5 munizioni di pistola normale, 2 di magnum, sort of, 1 del lanciagranate, 5 della scarica elettrica. Molto bene. E tu sei un figlio di troia. Perché sei veramente stronzo. Allora, montacarichi officina. Vado qui, che ci sono le porte chiuse, lo spinotto della torre, e prendo tutti gli spinotti, che potrebbe essere una buona idea. Sì. Ho già ucciso 50 di questi cosi. Basta, no? Non ce ne sono altri. Minchia, se... Si è sposata la spazzatura ai piedi. Ho detto olè, è lui. No, invece no, per fortuna. Ha ucciso tutto. No? Abbastanza sicuro di aver ucciso tutto. Quindi dopo c'è qualcosa di vivo da qualche parte. Ma ehi. Allora, chiave. In effetti potevo depositare qualcosa. Oh sì, munizioni. Juice. Tasty ammunitions. Che cosa c'è di bello? Volantino Festival Jets. SZF. SZF. Ok. E pushy. Pushy three or good. Pushy. Dove mi porta tutto ciò? Sto andando in su. Quindi nella stazione di polizia? Sono tornato indietro? Che avrei della roba da fare. C'è qualcosa, immagino. Munizioni quelle fighe. Ok. Quindi vuol dire che mi servono? Questa è una cosa che era chiusa. E ma dove sono?
Scale sotterranee. Ok. Teca armi speciali. Ah! Sono dove c'era la teca. Ok. Qui c'era qualcosa. La teca. Stars, mi sa che serve il distintivo. Ok. E tra l'altro ciò vuol dire che qui c'è un save point e una cassa. Di conseguenza. Ok. Mamma mia. L'avventura nelle fogne non la raccomando a nessuno. E qui posso usare la leva. Oh. Yes. Mi serve ancora? A quanto pare. Ok, quindi posso tornare indietro. E in effetti mi serve perché, se non ricordo male, ho dei rullini da sviluppare, delle cose del genere. Allora, ho solo miscele complete io in questo momento. D'accordo. Quindi potrei fare un'altra miscela completa. Perché no? Poi, ho anche una verde e blu che mi sto portando dietro da un po' di tempo. Il rullino non mi serve ora come ora. E il revolver, cioè il super revolver, potrei tenerlo giusto per finire, per usare le munizioni se mi servono in qualche modo. Tipo, non lo so, per uccidere gli zombie così. Fucile a scarica elettrica credo sia una di quelle armi che c'ha il cazzo enorme, quindi me la tengo per un po'. La chiave delle fogne in effetti potevo andare a chiuderla. Questi non mi servono. Munizioni per la mitragliatrice. Se non mi porta la mitragliatrice non mi servono. E mi serve la cosa degli star. Dov'è? Ecco qui. Guardate, so che sono appena tornato di lì, ma... vediamo un attimino. Ok, perfetto. Allora, quindi stemmino qui, vabbè, badge della polizia. Clap. Yes. E mi dai? Grazie. Ok, non mi serve più. Gentile. Silenziatore MQ11. Una modifica per MQ11 che silenzia l'arma e funge anche da contrappeso per ridurre il rilevamento. L'MQ11 è questa? No, GMBH3 SL60. È la mitragliatrice. Direi che è la mitragliatrice. Forza Claire. Dai che se la pistola. Ok. Ok, perfetto. Allora, giusto. Mitragliatrice. Dovresti essere qui in zona. M15. Questa no? M15? M15. Sorry. Ah, tira giù l'altro pezzo così è più lunga. Ah, in effetti mira molto più velocemente. Forse è diventata un'arma non forte, ma utile in qualche modo. Quanta polvere da sparo? Giusto. Cioè una quantità onesta. Ottimo. Allora, salviamo. Così vediamo anche quanto tempo è passato. Ma possiamo ancora andare a sviluppare il rullino, ad esempio. Marvin! Potrei uccidere Marvin con una munizione. Se lo merita Marvin, dai. Non voglio sprecare la munizione, eh. Quindi ti prego, fatti sparare
Puoi cercare di ondeggiare un po' meno, Marvin, perché mi inquieta tutto ciò. Oh, 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 oh! Mi dispiace. Oh, Claire. Mi dispiace anche a me. È un bravo ragazzo, Marvin. Ok. Qua ci sono mica dei leaker. Qua c'è un cadavere di un leaker. Che è una delle mie cose preferite. Camera oscura. Giusto. Stavo dicendo, dove dobbiamo andare? Camera oscura. No, com'è tranquilla questa zona. Senza miliardi di mostri mangia uomini che vogliono uccidermi. Povero da sparo. Rullino. Sviluppiamo il rullino. Nascondigli un cassetto con una radio, un microfono e una scrivania con dei libri colorati, delle penne. Allora, la cosa col microfono, quella in basso, forse so dov'è. Dovrebbe essere nella... Questa dovrebbe essere sala conferenze. Perché ricordo che all'inizio c'era una stanza dove c'erano tipo dei 1000 microfoni. Potrebbe essere quella. Non mi ricordo se ho ucciso tutti i leaker. Nel dubbio. Mi costa tanto andare piano? Cioè, oh sì. Mi sa che ho fatto bene perché ho sentito degli scalpicci non proprio belli. Ok. Quindi, andiamo a vedere se avevo ragione. Tra l'altro adesso, anche se ci sono 50 zombie qua, io one shot le cose. Quindi ce ne dovrebbero essere tipo 38, come sempre. Sala conferenze. Questa. Ci sono 1000 microfoni. Eccola qui. Yes. Aghi elettrici. Wow. 7 aghi elettrici. Ok. E l'altro nascondiglio. Fammi vedere un attimo. No, qui. Nascondiglio. L'altro sembra... È una scrivania. Allora, non mi è apparso niente. Perché credo siano nascondigli che se non anche se dove sono, se non hai il rullino non puoi guardarci. Secondo me o è in quella stanza lì, e andiamo a controllare, o è nell'ufficio degli Star. Sono i due uffici di cui, che mi vengono in mente in questo momento. Tra l'altro, Cile. Ok. Ok. Munizioni. Tanto credo che la chiave a T serva per una cosa nel secondo piano. Per questa, tipo. Cioè, semplicemente mi apre sta cosa, ma non è necessaria, credo. Cioè, una scorciatoia e basta, presumo. Quindi, allora, velocemente, prima di chiudere, controlliamo qui. No, però aspetta, è illuminata. Nascondiglio. È illuminato. Sto coso non sono illuminati. Niente. No. Allora andiamo in ufficio degli Star. Ufficio degli Star, la zona più veloce credo sia biblioteca. Sì, sicuramente è il modo più veloce per arrivare all'ufficio degli Star. Seguire la biblioteca. Spazio ne ho. A mazzi ne ho di spazio. Buon gioco. Biblioteca. Ma la vera fanculo. Chiunque sia stato lo zombie a spaventarmi tantissimo. Bello strada. No. Ok. Giusto. Ma il leaker l'ho ucciso. Non c'è un altro leaker. Non c'è Mr. X. Vediamo un po' se avevo ragione. Ufficio degli Star. Qui non c'è niente. Guardiamo tutte le scrivanie. Qui non c'è niente.
E allora dove può essere? Vabbè, ragazzuoli, io direi che chiudiamo qui prima che diventi troppo tardi. Quindi, grazie per aver seguito la puntata. Noi ci vediamo alla prossima. Spero vi sia, la serie vi stia piacendo, vi stia divertendo. Io un ringraziamento speciale, come al solito, ai miei Patreon, che a cui voglio tanto, 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 tanto bene. Quindi, un grazie mille, ciao a tutti e bye bye.